Let's play. Ciao a tutti squali pesciolini, sono MamiTT dell'Italian Sharks, mi conoscete bene e probabilmente avete già riconosciuto questo gioco. Vedete il mio bel faccione in mezzo allo schermo? Questo è perché voglio presentare, voglio stabilire le modalità in base a cui porterò questa serie sul canale. Allora, questo è un primo episodio. Questa serie, se decidiamo di farla e mi farete sapere voi se la facciamo oppure no, andrà a finire al posto della Terra Firma Craft. La Terra Firma Craft non ve la state guardando in tanti, io mi sto un po' scocciando, quindi ho pensato di cambiare con qualcos'altro. Altra cosa importante che vi voglio dire, non è strettamente legata a questo episodio, ma in generale, il link in descrizione, troverete il link per entrare nel nostro gruppo pubblico di Telegram, dove avrete contatto 24 ore su 24 con me e siete spacciati sicuramente. Forse ci sarà anche Emanuele. Allora, per portare avanti questa serie ho bisogno del vostro massimo supporto. Innanzitutto scrivete nei commenti hashtag la vogliamo, hashtag la vogliamo, e io vi porto gli episodi di Ark. Altra cosa, lasciatemi un like. Quindi in base ai like e agli hashtag che mi scriverete nei commenti io capirò se questa serie va o non va fatta. Tenete conto di un'altra cosa: nel caso in cui decidiamo di far andare questa serie, io registrerò un 2-3 episodi massimo qui in single player, giusto per prendere confidenza e giocare un po' con voi. Io ho già, tenete conto, iniziato una partita per i fatti miei, ma farò 2-3 episodi qui in single player e poi, se veramente vedo che la serie va, quindi nonostante abbiamo deciso di farla, vedo che la serie va, io mi compro Ark da G2A, da Steam, da qualche parte, e andiamo a fare una serie PvE in multiplayer, dove potrete venire a giocare anche voi con me. Quindi preparatevi, perché questo è un gioco da paura. Cioè, ragazzi, io mi sono innamorato. Prepariamoci a vivere le avventure di Enomao, il nostro personaggio di colore preso dalla saga Spartacus. Avete presente quello che allena i gladiatori? Bene, noi vivremo e saremo le sue carne, le sue ossa o il suo sangue, dipende da quello che combineremo. Ci vediamo dentro all'episodio. Salve. Sì, ragazzi, mi rendo conto che non è proprio un bell'uomo, ma questo è Enomao, ve lo presento, è un po' di colore. Ma sapete perché l'ho fatto di colore? Perché di notte si mimetizza. Comunque, al di là di tutto, dietro di me, guardate, c'è la mia piccola squadra, ve la presento. Sono pure infreddolito. Ok, c'è Lilly, che è livello 25, è un bravo triceratopino. Ma come mi ha spoilato? Perché ho perso le narcoberry. Va bene. Poi c'è la mia cavalcatura. Questo non l'ho chiamato? Come ti chiamo? Allora, aspetta. Depositami prima sta roba qua. Ti devo dare un nome. Change da. No, change. Come ti nomino? No, non è possibile che non posso nominarti. Te lo dico. Change name. Oh. Allora, c'avevo un vecchio parasaur che mi stava un po' sul cazzo, perché questi corrono in giro per il mondo, e l'avevo chiamato Paracula, e quindi in suo nome ti ribattezzo Paracula. Poi abbiamo l'amico Diffy, che è sopravvissuto a 1000 intemperie, è arrivato addirittura a livello 33, ragazzi, porca miseria. Poi c'è Tracy, ciao Tracy. Tracy livello 31, che ti do Tracy? Senti, aumenta un po' qua, guardate ragazzi, c'ho pure un uovo di spinosauro, un uovo di triceratopo, non so come, me lo sono trovato oggi quando ho locato. E poi c'è Cornutazza è la migliore, ragazzi, porca miseria. Ah, è di livello 36, in effetti era il triceratopo di livello più alto. Questa è la mia squadra di massacro. In questo episodio, vedete quell'isola lì di fronte a me? Vedete dove c'è quel raggio blu che io non posso prendere per nessuna ragione? Bene, quella è l'isola dei carnosauri. Io vorrei andare in quella zona lì e catturare un bel carnosauro, perché mi sono stancato di avere solo erbivori al mio servizio. Per carità, sono utilissimi per farmare un sacco di bacche, però io voglio un cazzo di carnosauro, anche perché sto in questa casa di merda, di paglia, perché non ho un cazzo di carnosauro con cui andare a fare stragi. E quindi io voglio un cazzo di carnosauro.
Utilizzeremo la nostra grandissima paracula e il nostro bell'arco. Ho 24 frecce narcotiche, dovrebbero narcotizzanti, dovrebbero essere sufficienti. Direi che ce ne andiamo. Ciao, ciao paracula. Ciao paracula. Salve signor Bracchio, e anche a lei. Comunque, per chi non lo conosce, speriamo di non incontrare squali. Grazie Ark, che mi fai droppare gli FPS a sotto zero. Grazie, sei molto molto gentile. Io ragazzi non vedo un cazzo qua sotto. Spero che non ci siano squali o altra gente di questo calibro qui. Tu vai paracula vai. Ah, comunque c'ha l'ossigeno pure il dinosauro. Ok. Che stai congelando, ma non ho per il cazzo. Sì, no, mi sa che non posso prenderlo quel raggio lì. Perché se non sbaglio per il livello. Ah, cavolo, livello 25? Ma io sono di livello 25. Oh mio dio. La prima cosa. Big episodio. Già dall'inizio. Vai, paracula. Tu corri come se non ci fosse un domani. Evitiamo di farci prendere da un cazzo di squalo. E cerchiamo di costruirci una base lì da quelle parti. Perché dobbiamo un attimo. Senti paracula, ma perché si sta diminuendo la stamina? È un grande problema. Vedo già gente. Eccolo, eccoli i carnosauri. Oh mio dio. Va bene che è la zona dei carnosauri, ma io ne voglio uno, non 800 milioni. Uno, per favore, uno. Oh mio dio, ho paura. Ok, paracula, mi si è un po' stancata. Ciao paracula. Ciao, ma come sei bella. Ma non è che mi hai cacato in diretta, no? Allora, vediamo se innanzitutto riesco a prendere. Ehi, che sono sti rumori strani? State calmini. Allora, innanzitutto vediamo se posso prendere questa roba qui. Oh mio dio, posso! Che cos'è? Che cos'è? Generate Broodmother Portal? Oh, cos'è? Mean Survival Level? Ok. No, non posso prenderla. Una sella di chi? Di stegosauro? Oh mio dio. Ma che culo, ragazzi. Che culo. Spero di poterglielo dare a cioè, non che gli voglio dare il culo. Però abbiamo trovato delle cose molto utili. Una sella di stegosauro. È veramente. Grazie, signora paracula, per avermi cagato in diretta. Io lì ho visto dei carnosauri. Tu che sei? Penso che. Tu rimani lì, vero? Sì. Il problema è che la mia paracula l'ho persa un'altra volta proprio mentre cercavo di catturare dei velociraptor. Perché mentre io catturavo il velociraptor, quei bastardi, io mi ero salvato il culo, quei bastardi hanno deciso di attaccare la mia paracula. Oh cazzo! No, mi ha visto! Mi ha visto, è un big problema. Corri. Oh cazzo! E io che ti racconto? Ma cavolo! No, ci muoio! Cazzo, sono già morto. Ho perso la No, ho perso paracula. No! Porca miseria! Ecco, mi è appena morta paracula. Io ora devo andare a recuperare la mia roba. E devo andare a recuperare pure la roba di paracula. Perché c'era la sella lì in mezzo. Porterò tutta la mia squadra. E vado a spawnare con uno scorpione dietro al culo. Ma mi sembra abbastanza ovvio. Ma perché? Perché? Fino ad ora non mi sono successe cose strane. E ora Ark ha cominciato a farmi capitare di ogni. Cioè non è possibile. Non mi era mai successa una cosa del genere. Va fanculo. Io mo che... Dove cazzo sto innanzitutto? No, perché sto qui? Porca miseria, sono lontanissimo da casa. Ok signori, sono tornato a casa mia. Ho preferito farmi massacrare per venire qui. E credo che la soluzione migliore sia seguitemi tutti e andiamo a massacrare quel carnosauro. O meglio, mi porto tutta la squadra. Almeno non dovrei perdere tutto quello che ho. Almeno quello, voglio andare a recuperare almeno le cose che ho. In questo modo, con tutta... Non vi bloccate sul tronco, stupidi dinosauri. Perché? Perché vi bloccate lì? Ok, si sono sbloccati. Dovrei riuscire a prendere un cazzo di carnosauro. Dai, non è così difficile. Allora ragazzi, il carnosauro è lì pronto che mi aspetta. Spero di non fare una stronzata. Spero che non mi massacri tutta la squadra. C'è pure uno squalo lì. Porca. Ma porca. Cazzo, c'è l'altro squalo qui.
No, 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 tutti sti squali no. Correte, 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 cazzo. Correte, chi mi state massacrando? Venite come dei dannati. Venite come dei dannati. Noi una ottanina. Porca miseria. State a galla. State a galla che devo andare a combattere contro il carnosauro. Madonna, perché questa cosa? Ragazzi, primo video su Ark. Perdo tutti i progressi che ho fatto negli ultimi giorni. Non ci posso credere. Dai, no, non mi muore nessuno, vero? Non mi morirà nessuno? Dai, forza! Ecco, il signore lì ci ha già adocchiato. Vi prego, non mi voglio girare perché voglio tenerli tutti qui da me. Forza, ragazzi, all'attacco. All'attacco. Sì, stai affogando, ma stai zitto un po'. Dai, attacca sto qua. Attacca sto qua. Vai, vai. Vai, attaccatelo, vi prego. Vi prego, massacratelo. Vai. Cavolo, tre triceratopi. È possibile che non ce la facciamo? Non è possibile. Massacratelo. Massacrate sta merda. Ecco, mi ha fatto... Ok, ok. Ok, ho perso un triceratopo, sì, però il carnosauro è morto. Ok, allora, io qua dovrei avere della roba. Sì, dov'era la mia roba? Qua mi dovresti aver ucciso da qualche parte. Dannazione. Tracy, e con questo ti do il mio saluto. Che tu possa andare nel tuo paradiso dei dinosauri. Addio Tracy, addio, addio. Sei stata veramente una carissima amica. È stato un piacere avere a che fare con te. Dammi la mia roba però, mo. Ok, ok, cari amici, belli tutti. Però, voglio dire, scusatevi, avvicinate un attimo a me, che sono un attimo strapieno, non riesco a muovermi. Porca miseria, po'. Allora, signori, il mio piano è questo qui. Innanzitutto, fermiamo i miei triceratopi. Ok, voi state fermi qua. Io raccolgo un bel po' di legna e mi faccio una specie di recinto. Quindi attiro il carnosauro nel recinto. Cioè nel recinto, io rimango nel recinto. Entro nel recinto, il carnosauro sarà fuori e lo sfreccio stando da dentro. Spero che funzioni, perché ho tremendamente paura di perdere tutto. Innanzitutto la sella l'ho persa, quindi la sella che abbiamo visto prima l'ho persa. Però poco male, ho perso anche un triceratopo e vorrei evitare di perdere altra roba. Basta così, diciamo, dai. Oh, signori, qui c'è dell'altra roba che non avevo visto. E c'è anche un carnosauro. No, 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 no. Prendi tutto e vai via alla velocità della luce. Via, 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 via. Via, cazzo, ci ha visto. Ok, ne approfittiamo. Approfittiamo mentre i miei combattono. Ho preso il mio. È morto? O dorme? No, 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 è morto, il cazzo dorme. Ok, i miei triceratopi sono delle bestie di Satana. Sono, cioè... scusi, sì, ha ragione, deve mangiare un attimino. Ok, ragazzi, ci siamo difesi da un altro carnosauro. Ma... sì, grazie. Lì ce n'è un altro. Evitiamo di attirarne 10 quintali, per favore. Vi potete prendere sta roba? Ce ne andiamo fuori dai coglioni, grazie. Allora, pigliati questo. Pigliati questo. E pigliati questo. E pigliati pure la sella del parasauro. E ora, via. Via. Sapete che significa la parola via? Via. Via come se non ci fosse un domani. Perché qui è pieno di zeppo di sti cosi. Ok? E voi? Vi ringrazio. Chi siete? Cornutazza e Lilli. Grazie Cornutazza e Lilli, mi avete salvato il culo per due volte. No, signori, no. Quel carnosauro è troppo vicino per i miei gusti. Troppo. Si avvicina pure a noi. No, 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 no. Non va per niente bene. Vada via, per favore. Vada via da lì. Non ci interessa e non compriamo nulla. No, grazie. Ed ecco che il bastardo torna. Il bastardo torna. Senti, spostiamo i triceratopi di qua. Scusi, mi segue, per favore. Andiamo via di qua, dai. Su. Mamma mia, che posto di merda che ho scelto. Ma è l'unico per trovare i carnosauri in maniera facile. Però poi con i carnosauri dominiamo un po' il mondo. Ok, allora, io vi ho spostato un pochino più in qua.
voi mi state qua belli tranquilli e vi state buoni buonini. Sì. Allora, la mia base non è più utilizzabile, cioè c'ho il carnosauro proprio in mezzo alla base. Devo trovare un'altra cazzo di strategia. Ecco, guarda che si avvicina. Mamma mia. Si avvicina. Ecco, ci ha visti. Porca. Oh cazzo, non vieni da me. Ma di che cazzo di livello era? Ah, livello 1, ma vaffanculo. Ma quanto? Ma perché io ho bisogno di un cazzo di binocolo? Non mi posso prendere questi spaventi ogni volta. Meno male che c'ho i triceratopi super power. Porca miseria, porca. Oh sì. Oh sì. Siamo partiti che volevamo un carnosauro, ma qui ad un passo da me c'è un bel velociraptor. Potrebbe essere una cosa molto... Ehi, stai buono. Devo sistemare i miei dinosauri. Allora, venite un po' qui. Seguite mammina. Dai, su. Forza. Dai, cornutazza e Lilli. Dai, su. Dai. Non troppo vicini all'acqua e non troppo lontani. Allora, venite qui un po' da queste parti. Vi mettete belli fermi qua. Vi state in passivo. E io mi vado a catturare. Ehi, come state? Passivi? Non attaccate il velociraptor, vero? Se attaccate il velociraptor vi ammazzo. Io mi vado a catturare il mio velociraptor. Allora, speriamo che non sbuca nient'altro, perché sennò sono leggermente fottuto. Scusi, signor veloci... velocicoso? Scusi? Eccolo. E che cazzo. Si è afflosciato. È andata. Sto catturando il velociraptor. Allora, signorino qui. Velociraptor livello 9. Te, magnate la carne. Torpore ce ne ha, ma non troppo. Senti, qualche narcotico te lo lascio. Ok. Beh, direi che la cosa è andata abbastanza bene. Mi servirebbe dell'altro legno. Ah, ho resistito pure parecchio alle mazzate. Mi servirebbe dell'altro legno per finire la mia gabbia. Sì. Finisco la mia gabbia. Intanto il signor Raptor qui si addomestica. Oh no. C'è una tigre dietro al culo mio. Porca di quella porca paletta strunzte. Corri come se non ci fosse un domani. Intrappola nella gabbia. Sì, sono un mago. Ti sfreccio in faccia come se non ci... Sì. Che culo all'ultima freccia l'ho addormentata. Che culo. No, Mamid, no. Troppo culo. E ripariamoci anche l'armatura. Ed ecco ragazzi, è nato il nostro raptor. O meglio, è nato. L'abbiamo finalmente preso. E diamogli un nome, vediamo. Un molto cattivo, denti affilati, unghie lunghe, c'ha un po' di pellu... Lanuggine. Sì. D'ora in poi tu sarai lanuggine e sei pure maschio. Bello lanuggine. Allora, signor lanuggine. Allora, innanzitutto... Ah, ok, mi stai seguendo. Grazie. Attacchi in target. No, attacca il mio target. Segui un po'. Lanuggine, maledetti dinosauri, appena disable following. Enable following. Dai, su, diamo lanuggine. Forza, abbiamo un bel raptor livello 12, ragazzi. Non è chissà che cosa. Cavolo, era una delle idee che volevo fare. Grazie Ark. Perché io avevo paura di andare da quel carnosauro lì giù, perché temevo fosse troppo veloce. E quindi ho detto, bah, potrei mettermi in sella ad un raptor e andare. Ho detto, però qui non ci sono raptor. E invece eccolo qui. Grazie Ark. Allora, innanzitutto tu stai buono qua. Stop. Poi ti diamo una bella sella. Sì. Dovrei avercela qui. No, questa è di parasauro. No, ce l'ho dall'altro lato del fiume. Porca miseria, lurida zozza.
Cosa ci vuole per craftare la sella di un raptor? Raptor. No? Ah sì, nell'inventario non ce l'ho, grazie. Ci vuole 110 di hide, 65 di fibra e 20 di wood. Il problema potrebbe essere light. Il problema potrebbe... Quanta ce n'ho io? Quanta ce n'ho? Vediamo un po', vediamo un po'. Hide 13. Direi proprio che non ci siamo. Hide 13. Tu ne hai 47, quindi arriviamo a 60. Siamo esattamente alla metà. No ragazzi, devo tornare un attimo a casa, attraversando squali e quant'altro, per prendere la sella a questo cornutazzo, alla lanugine. Molto figo. E vediamo a che punto è la nostra... maschio anche questo. Tutti maschi sono. Fantastico, lì ce n'è un'altra. Potrei fare la stronzata a domesticare anche questa. Sì, potrebbe essere. Non so ragazzi, mi sta venendo troppe cose stupide in mente. Potrebbero essere cose veramente troppo stupide. Attendiamo che insomma anche la nostra tigre venga... Sono diventato dislessico oggi. La nostra tigre venga al mondo e ci porti dei bei figli. O meglio, grazie signor Lanugine che caga mentre sto riprendendo. Grazie, molto gentile. Oh ma salve. Salve Super Sabertooth. Abbiamo anche la nostra tigre dai denti a sciabola di compagnia. E come la possiamo chiamare? C'hai una faccia di cazzo, due canini un po' affilati. Amalia. Sì, lo so che è uomo, ma non lo so, tu mi ispiri di essere, di avere la faccia... Fatti vedere un attimo. Ehi, girati. No, vabbè, hai una over following. Ok, attacking. Girati. Dai, su, Amalia. Su, Amalia, ti do un pezzettino di car... Ehi, che devi girare, testa di cazzo. Grazie Ark per farmi la... Ehi, oh, sei girata. Sì, vedi. C'hai proprio la faccia da mai. Oh, ma che begli occhioni verdi che hai. Ma quanto sei bella. Ma quanto sei bella. Spero che sei anche altrettanto cattiva. Vieni su Amalia. Dai, andiamo, che ti faccio conoscere Lanugine. Oh, mi è salito di livello Lanugine. Fantastico. Io ti darei un po' più di health o di melee damage. No, wait ragazzi, perché il raptor fa veramente cagare. No, health, perché lo useremo da combattimento. Mentre tu, grazie che hai cagato anche tu. Mentre, che cosa, vediamo. Health 250, porca miseria. E sei di livello 2, il raptor è di livello 12. Oh mio Dio, oh mio Dio. Poi c'hai melee damage 119%. Il raptor ce n'ha? Quanti ce n'hai? 127 ed è un livello 13 ragazzi. Porca di quella miseria ladra. Va bene Amalia, io e te faremo grandi cose insieme. Però per il momento tu ti stai buona buonina qua. Beh signori, anche per questo episodio siamo arrivati alla fine. C'è il nostro Enomao qui che ci saluta. Vi voglio ricordare che per continuare a fare questa serie, quindi per continuare questa serie, sì, sto domesticando un'altra tigre lì giù. Per continuare la nostra serie ho bisogno di un vostro like, di un vostro commento, di un hashtag che mi dica, ad esempio la voglio o qualcosa. E mi scuso che non siamo riusciti a catturare il carnosauro, ma Ark è diciamo come il vaso di Pandora, lo apri non sai mai quello che succede. Infatti oggi non pensavo proprio di riuscire a catturare un raptor e due tigri che volevo catturare da un sacco di tempo, voi non avete idea. Ma siamo riusciti a catturare un raptor, una tigre e l'altra sta in cottura. Detto questo, nel prossimo episodio mi auguro proprio che andremo a catturare il carnosauro, anche perché siamo abbastanza pronti. Ci vediamo nel prossimo video, grazie per la visione, ciao a tutti!